scritto questo libro tutto dedicato alle etimologie per mettere un po' ordine nel caos contemporaneo che ci circonda. Come già diceva Jacqueline Romilly, viviamo una sorta di paradosso contemporaneo della nostra lingua. Sentiamo da un lato una ipertrofia, un grandissimo rumore, un'abbondanza di parole, che però diventano sempre più fragili. Certe volte sembrano non riuscire ad esprimere ciò che sentiamo per davvero. Ed ecco che tornare alle radici dalle parole è un modo per tornare alle radici di noi stessi. Ho scelto 99 etimologie, sono 99 parole che ho scelto per piacere, ecco, per etimologico diletto. Credo che oggi sia piuttosto rivoluzionario, in un'epoca in cui tutto viene misurato sull'utilità, sul perché si fa qualcosa, rivendicare invece quasi una tensione erotica nel scegliere la direzione della nostra vita o del nostro lavoro. Quindi ci sono parole di utilizzo comune, ad esempio mongolfiera, altre più intime come felicità, come dolore, altre che mi hanno portata lontano come seta. Tornare alla lingua per tornare alle radici di noi, sì, almeno io faccio così da sempre. Del resto non è soltanto una questione di vocabolario, quando si ha a che fare con le parole, si ha a che fare prima di tutto con il nostro pensiero. Se le nostre parole sono piuttosto sciatte, trascurate, perché è confuso, sciatto il nostro modo di pensare. Ecco perché fare chiarezza, fare ordine nel nostro dire è un modo per fare chiarezza nel nostro pensare. Ci sono offerte infinite possibilità dalla nostra lingua, eppure noi concepiamo la realtà in modo unico, a modo nostro. Ecco perché prenderci cura delle nostre parole, selezionarle con attenzione, non sciuparle, è un modo per sentirci sicuramente meglio. Le etimologie sono estremamente appassionanti. Questo libro non è un dizionario, è piuttosto un insieme di storie, perché raccontare la storia di una parola significa raccontare la storia di noi, uomini e donne che quella parola la utilizziamo, e di tutti coloro che l'hanno utilizzata prima, magari cambiandola un poco dalla sua radice originaria. Così ci sono delle avventure sorprendenti, penso ad esempio alla storia della parola balena, a questo significato di balenare di luce. Ci sono storie che ci riportano all'antico, altre più contemporanee, ma di fatto lo specchio di ogni parola riflette soltanto noi. In qualche modo anch'io avevo bisogno di radici e quindi ho scelto di costruirmele qui, a Parigi. Dopo tanto viaggiare mi sono resa conto che, peraltro, l'etimologia della parola viaggio c'è. Io avevo bisogno di stabilire un punto fermo, la mia Itaca, e quindi ho scelto di partire da qui. Caos e confusione sono proprio le prime due parole che racconto in questo libro. Ho scelto di partire proprio dallo spaesamento che avvertiamo quando siamo senza parole, quando non sappiamo nominare il reale. In effetti, dare un nome alle cose, come dicevano i filosofi antichi, è un modo per sottrarle dal caos. In effetti, il linguaggio è un po' come lo scalpello con cui modelliamo, diamo forma alla realtà. Senza le parole tutto sarebbe un magma indefinito. Thank you.